Quando ho cominciato il mio primo blog, ormai diversi anni fa, non avevo la più pallida idea di che cosa stessi facendo. Non che ora onestamente abbia il quadro completo, però senza dubbio c'è stato un percorso di crescita che ha avuto anche a che vedere con la scoperta di quelle che erano tutta una serie di scuse dietro cui spesso mi nascondevo per mascherare la mia paura. Tra le tante dominava la paura di non essere abbastanza preparata, di essere troppo giovane, di non essere all'altezza di quello che stavo facendo e proponendo, di non avere ancora esperienza sufficiente. Il che si collegava ovviamente al timore di non essere presa sul serio, visto che oltre ad essere giovane ero anche donna e stavo facendo capolino in un settore lavorativo prevalentemente maschile. Quando ho cominciato sul web, sono partita da un semplice blog in cui condividevo gratuitamente tutto quello che stavo imparando su quello che allora era il mio settore di competenza. Oggi mi sono dimenticata quasi tutto, ma poi ho cambiato strada e ho deciso e ho capito che quella non era la mia passione. Il settore era quello della SEO, o in altre parole del posizionamento sui motori di ricerca. Avevo allora ancora un lavoro a tempo pieno che avrei lasciato poco tempo dopo proprio per dedicarmi solo a questo blog e alla sua crescita e trasformazione in quello che poi sarebbe diventato un vero e proprio business a tempo pieno. Applicando quello che sapevo sulla SEO, avevo da qualche mese cominciato a pubblicare delle piccole video pillole di 3-5 minuti su YouTube, dove prima in assoluto nel settore, peraltro, spiegavo questa materia piuttosto tecnica in modo un pochino meno noioso del solito. Ecco perché già pochi mesi dopo il lancio del mio blog, quando ancora era semplicemente una passione, non avevo nulla da proporre o da vendere, le richieste di consulenza cominciavano ad arrivare. E io puntualmente le schivavo accuratamente una ad una, nonostante il fatto che mi avrebbero poi consentito di crescere il mio blog e trasformarlo in un'attività a tempo pieno, che poi era il mio progetto, era il mio sogno. Quindi avevo un progetto, avevo sotto il naso gli strumenti per realizzarlo e li stavo scansando apposta facendo slalom. Un vero e proprio paradosso che tra l'altro restringeva anche, bloccava l'espressione del mio potenziale. Una contraddizione quindi tra quello che volevo fare realmente e quello che invece i miei pensieri comunicavano al mio cervello e poi il mio cervello al mio corpo. E quindi da un lato volevo fare una cosa, dall'altro poi le mie azioni sembravano riflettere l'esatto opposto, perché temevo forse anche di farcela, temevo quello che sarebbe successo se fossi riuscita ad arrivarci, proprio per tutte quelle paure legate alla mancanza di esperienza, alla mancanza di un'età adeguata, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che volevo realmente al tempo consisteva nel crearmi una rendita attraverso questo benedetto blog, così da reinvestire questa rendita per cominciare un'attività online a tempo pieno. Però quello che le mie paure comunicavano al mio cervello era che io non fossi ancora abbastanza qualificata. Il risultato era che mi limitavo a trasmettere tutto quello che sapevo gratuitamente, finendo anche per svendere la mia esperienza. Fornendo tutto quello che sapevo gratis, infatti, condividevo informazioni che altri facevano invece pagare anche profumatamente. Inutile dire che questo mio agire sulla base delle mie paure ha influenzato non poco anche i miei rapporti con chi lavoravo. In particolare il mio business partner di allora, il quale era sempre più sconcertato di fronte alla mia scelta di non farmi pagare per questo valore che fornivo quotidianamente, era davvero contrario a questa mia scelta. Diventare consapevole delle mie paure, però, non ha risparmiato le conseguenze che mesi di inazione avevano provocato. Infatti, qualche mese dopo, quando finalmente misi in vendita il mio primo corso a pagamento sulla SEO, ero entusiasta. Timorosa, per carità, ma entusiasta di poter finalmente ricevere il riconoscimento anche economico che stavo aspettando. Purtroppo non ci fu un gran riscontro. Nonostante la qualità indiscussa del corso, le vendite furono insignificanti. Ascoltando il feedback e i commenti dei nostri lettori, ci rendemmo subito conto che ormai si aspettavano di ricevere tutto gratuitamente e quindi non vedevano alcun motivo di dover acquistare nulla. Devo dire che questo è stato lo scossone di cui avevo bisogno. Infatti mi resi conto di quanto la mia paura non solo avesse influenzato le mie azioni, ma di quanto avesse anche plasmato la mia realtà, creando una sorta di dosso, di muro, che adesso non sapevo più come superare.
E quindi feci l'unica cosa che mi restava da fare, rimboccarmi le maniche e modificare gradualmente il rapporto con i miei lettori. Questo cambio di rotta ha richiesto del tempo, oltre che comportare anche la perdita di qualcuno che non vedeva più vantaggio nel seguirmi, però mi ha permesso di cominciare a ricevere finalmente un compenso per il valore che offrivo. Questo a piano piano ha cresciuto anche la mia sicurezza in me stessa, oltre che il valore del blog stesso, consentendomi poco tempo dopo di abbandonare questo benedetto lavoro fisso per dedicarmi a tempo pieno al mio blog. Ma se non avessi aperto gli occhi, la situazione probabilmente non si sarebbe mai sbloccata, oppure l'avrebbe fatto molto più tardi. Cosa voglio dire con tutta questa storia? Che il momento migliore non arriverà mai e che tu non ti sentirai mai abbastanza preparata. Quindi prima smetti di aspettare, meglio è. Buttarci nell'arena prima di sentirci completamente pronti è il modo migliore per imparare dai nostri errori e crescere. Rimanere a sguazzare nella nostra zona di comfort non farà altro che rallentarci. Certo, non possiamo eliminare la paura, o perlomeno io non so come farlo, però possiamo provare ad agire nonostante la paura. E devo dire che un ottimo modo per riuscirci è un utile esercizio che ho imparato da Tim Ferriss, uno dei miei autori preferiti, che sicuramente conoscete, e l'esercizio prende il nome di pessimismo pratico. Si suddivide in tre step. Il primo step è quello della visualizzazione negativa e consiste nel descrivere nero su bianco, proprio per iscritto, qual è il peggior scenario che temi possa verificarsi se le cose dovessero veramente andare secondo le tue più grandi paure e quali emozioni questo scenario peggiore ti suscita. Quasi come se stessi guardando il film delle tue paure trasformarsi in realtà. Non è particolarmente piacevole, infatti è una cosa che Tim Ferriss suggerisce di fare quando siamo tranquilli, da soli, in una situazione priva distrazioni o di interruzioni. Tornando all'esempio tratto dalla mia esperienza, le paure erano quella di fallire, in altre parole che questo blog non decollasse, il timore che quello che proponevo non venisse apprezzato, e quindi non lo proponevo affatto, che non fossi in grado nemmeno di finirlo un prodotto, e il fatto che non arrivassero magari nemmeno clienti. Una volta che hai descritto in modo preciso lo scenario peggiore che temi possa verificarsi, lo step successivo è la creazione di un elenco di azioni che sai puoi intraprendere fin da subito per ridurre al minimo le probabilità che questo scenario vada effettivamente a verificarsi. Quindi, tornando al mio esempio, una delle azioni che decisi di intraprendere per ridurre le probabilità che il timore di non riuscire a finire questo benedetto prodotto si verificasse fu quella di decidere che ogni domenica per un mese intero sarei rimasta a casa e che per 4 pomeriggi al mese mi sarei dedicata alla creazione del mio primo prodotto. 4 pomeriggi nel mio caso sarebbero bastati in quanto era molto ricco di informazioni ma non particolarmente lungo. Un altro impegno che presi fu quello di decidere di andare in biblioteca per evitare qualunque tipo di interruzioni che a casa mi avrebbero distolto dall'intento. Una cosa poi che decisi di fare per ridurre le chance che il mio prodotto non avrebbe avuto successo sarebbe stato quello di selezionare accuratamente le risorse da studiare, approfondendo nello specifico come erano state strutturate altre offerte, come altri corsi avevano proposto i contenuti e quali erano i feedback che erano arrivati, positivi e negativi, così da capire come muovermi. Infine, preparai un piano d'azione che considerasse tutte le variabili coinvolte in termini di costi e risorse, che sottoposi anche all'attenzione di un paio di persone che già avevano creato un prodotto simile al mio per essere certa di aver considerato poi ogni fattore. Una volta fatto questo e concluso questo step, l'ultimo passaggio consiste nel creare un elenco di azioni che farai per tornare allo status quo, quindi allo stato attuale di partenza, nel caso malaugurato che lo scenario peggiore che hai dipinto dovesse finire per verificarsi. Quindi, che cosa avrei fatto se il mio business online non fosse mai decollato? Avrei aggiornato innanzitutto il mio curriculum, forse l'avrei elaborato anche in modo creativo per farlo spiccare sugli altri. Avrei anche accuratamente aggiornato il mio profilo LinkedIn, cosa su cui non ero mai stata diligente, per consentire alle aziende di trovarmi lì con le informazioni aggiornate. Avrei anche migliorato il mio inglese, rendendolo un punto di forza per il processo di assunzione.
e avrei fatto circolare la voce fra gli amici, facendo loro sapere che ero alla ricerca di opportunità lavorative. Infine, sarei ricorsa al piano B che avevo già inserito nella lista di cose da fare per ridurre al minimo le probabilità che lo scenario peggiore potesse verificarsi e l'avrei implementato per cercare di dar vita ad un secondo progetto online considerando gli errori commessi nel primo tentativo. Ultimissimo passaggio che fa comunque parte del terzo step e ne è una componente conclusiva consiste nel dare una valutazione di intensità da 1 a 10 che rappresenta quanto faticoso sarà mettere in atto tutte queste azioni per rimettersi in carreggiata, per tornare allo status quo. Quando feci la mia valutazione mi accorsi di aver dato un semplice 3 a qualcosa che inizialmente sembrava una montagna invalicabile. 3 su 10. Questa risposta ha rappresentato ovviamente la spinta finale per buttarmi, per provare a lanciare il mio progetto. Decisi quindi che avrei accettato la sfida e che in fin dei conti tornare allo status quo non sarebbe stato così difficile. L'esercizio del pessimismo pratico è un modo per esorcizzare le nostre paure, spogliandole delle emozioni che le caricano di potere, trasformandole in delle vere e proprie barriere che sembrano invalicabili, rendendole qualcosa che può essere accettato, anche se non eliminato, così che smetta di diventare un ostacolo ai nostri sogni e ai nostri progetti. Come ti accennavo all'inizio, scegli un momento di calma per fare questo esercizio, datti il tempo necessario. Qualunque sia l'obiettivo che hai in mente, questo ti aiuterà sicuramente a gettare le basi per partire con il piede giusto. Siamo paralizzati dalla paura, una paura che spesso ci porta anche a tenerci lavori che detestiamo, che riducono al minimo la possibilità di esprimere il nostro potenziale, lavori che ci denigrano addirittura e che non ci rappresentano affatto. Le paure ci sono, esistono, a volte sono grandi, ma dobbiamo diventarne assolutamente consapevoli, perché solo diventandone consapevoli possiamo poi imparare ad esorcizzarle e a limitarle, a gestirle. Mark Twain diceva: ho subito molti rovesci nella mia vita, molti dei quali non si sono mai verificati. Quindi non dimentichiamo che molte delle cose che temiamo, che scriviamo nel nostro step 1 dell'esercizio del pessimismo pratico, potrebbero non avverarsi mai, ma che anche dovessero verificarsi, siamo molto più forti e resilienti di quanto non ci diamo credito solitamente. La paura ci ruba il momento presente, ma nel momento in cui riconosciamo e accettiamo e comprendiamo queste paure, la nostra mente si sposta dal timore del futuro o dal timore che qualcosa che è accaduto in passato possa ripetersi a quello che possiamo fare adesso. E quello che possiamo fare adesso, il presente, è tutto quello che abbiamo per procedere in direzione dei nostri progetti. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.